Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. È uscito da pochissimi giorni, o meglio, disponibile in Italia da pochissimi giorni, un nuovo aggeggino elettronico di Amazon che ovviamente non ci siamo lasciati scappare. E adesso facciamo un rapido unboxing e vi dico di che si tratta. Ecco il pacchetto. Allora, apriamo il nostro pacchettino di Amazon. Allora, pacchetto doppio perché ne ho presi due, dovendo fare anche un regalo. Eccolo qua, Amazon Echo Show 5. Cos'è? Allora ragazzi, è un assistente vocale che fondamentalmente ricalca l'Echo Show grosso e che essendo più compatto costa anche meno e permette di avere Alexa, quindi l'assistente vocale di Amazon, in tutte le stanze, molto più portatile fondamentalmente. E il costo è molto diverso, in quanto costa, pip pip, non si può dire perché devo anche regalarlo. Comunque costa meno e tutto sommato è sempre un bel oggettino. Allora, proseguiamo all'unboxing. Questa roba qui, pelato. Oh, piccolino, molto portatile, io l'ho preso di colore nero. Al suo interno abbiamo manualetto di istruzioni che ti spiegano un pochino come si usa, ovviamente anche in italiano. Abbiamo trasformatore con attacco, secondo me proprietario, sì, attacco proprietario, quindi non può essere utilizzato con adattatori e altre amenità. Procediamo a sballare. Il momento delle plastichine è sempre un bel momento, eh? Eccolo qua. Allora, abbiamo tastino per aprire o chiudere la fotocamera, per una questione di privacy. Tasti volume più e meno e il tasto per escludere il microfono. Dietro un vellutino molto simile a Google, abbiamo l'attacco della corrente qua dietro, un attacco USB-C, se no USB 2, quindi vecchio mini, USB mini, e poi una porta per il microfono. Adesso lo accendiamo e vediamo un pochino che succede. Ecco, all'avvio il nostro assistente inizia con la configurazione che va ultimata grazie anche al... Oh, che bel suono! Che va ultimata probabilmente con la sua app, l'app dell'assistente di Amazon. E parte la configurazione. Ciao, pronto per la configurazione? Sì. Dopo una rapida configurazione che si può fare direttamente sull'Echo, che è dotato di tastiera con anche un buon feel, un buon ritorno, diciamo. Continua la nostra configurazione. Dove si trova? Io ho deciso di metterlo in cucina, quindi ovviamente la cucina non c'è. Sala da pranzo, taverna, bagno, corridoio, salone, seminterrato, garage, veranda, cortile, piano di sopra, personalizzato. Sì, lo voglio mettere in cucina. Echo Show di Sergio. Troppo lungo, chiamiamolo Echo Sergio. Scarica la versione, c'è l'accesso per continuare. E adesso scarichiamo l'applicazione e vediamo cosa succede. Ciao, ti presentiamo Echo Show 5. Sei pronto per iniziare a usare il tuo dispositivo? Ecco le prime tre cose che puoi provare a fare. 1. Usa la tua voce. Prova a dire qualcosa come Alexa. Metti della musica allegra. Ecco una stazione che potrebbe piacerti. Pop anni 80, da Amazon Music. 2. Prova a usare lo schermo touch. 3. Scegli il quadrante perfetto.
Beh, direi che comunque ci siamo. Si sente bene, bell'audio, mi sembra bello corposo, nonostante sia molto piccolo, e devo dire che la configurazione sta procedendo anche molto bene. Devo anche dirvi che sta già riconoscendo tramite le varie skills, che io ho qua sull'app di Alexa. Può essere tranquillamente monitorato, possono essere tranquillamente aggiunti un sacco di dispositivi. Devo dire che da questo punto di vista forse Amazon è un filino avanti sui dispositivi, anche perché ovviamente Alexa c'è da più tempo, per il riconoscimento dei dispositivi e la loro gestione. Per adesso sta filando tutto liscio, l'app di Alexa è molto chiara, molto pulita, puoi aggiungere lista della spesa, puoi avere musica in streaming tramite Amazon Music. E qui le skills ti permettono appunto di avere un sacco di funzionalità da aggiungere al tuo Hub Alexa. Ora, a via rumore dell'oceano non me ne può fregare di meno, sinceramente. Però, per esempio, aprire le radio, così come fa anche Google Home, ci tengo a sottolinearlo. Sono tutti quanti comandi che possono essere tranquillamente fatti da Alexa e devo dire che non sono assolutamente male. Bene, adesso lo proveremo per qualche giorno e vediamo un pochino come gira e se è superiore o meno dal punto di vista della funzionalità al Google Home. Ne ho anche 5 di Google Home, quindi c'è da capire se c'è da vendere tutto. No, ma non credo, non credo. Ecco, una piccola perla però che ho già notato e che volevo sottoporre alla vostra attenzione è questa. Se io abilito in un video i sottotitoli, partono i Puoi fare sottotitoli. molte altre cose. E Per scoprirle di... questo secondo me per esempio un non udente diventa una cosa interessante, una cosa carina. Questa è una piccola perla che ho visto adesso e mi piaceva tanto, volevo mostrarvela. Comunque un bel oggetto, eh? Bello bello davvero. Il fatto poi di poterlo connettere magari a una cassa esterna permette anche di utilizzare sorgenti di suono più potenti, ma vi assicuro che questo ha veramente già un bel suono. Alexa, cosa posso chiedere? Divertiti Non con il distorce. tuo nuovo Echo Show Non 5. distorce. Bene, bene, bello, molto bello. Dunque, il dispositivo ha vari comandi. Possiamo tirare giù questo menu a tendina, abbiamo la possibilità di andare a tornare sulla home, oppure aumentare o abbassare la luminosità, lasciando quella automatica, però, il non disturbare e le impostazioni. Le impostazioni, lui è dotato di Bluetooth, quindi si può connettere ad altri apparecchi, casse, quant'altro. Anche questa è una cosa che fa anche Google Home ed mi sembra molto comoda la rete. Si può assolutamente personalizzare l'aspetto dell'orologio, come vedete, con foto personali oppure con quadranti moderni e uno può scegliere appunto vari quadranti carini, svariate quadranti. Direi che quello di base forse è il più brutto di tutti, detto sincero, però vabbè, insomma, poi Allegri, vabbè, parliamo dell'allegria, fotografie. E quindi qua uno può mettere questi o i classici, non so rispetto a che cosa, perché i classici, ah, meno che, sì, dai, ho capito, classico nel senso del design classico, ma devo dire la verità, per adesso mi piace questo qua, metterò questo qua, ecco qua, orologio impostato, bello, un po' Sony style. Di qua invece, con questo trascinamento, possiamo avere casa intelligente, musica, video, routine, sveglie. Casa intelligente ti apre tutte quante le skill che io ho già configurato. Queste qua sono le tre telecamere Arlo, una presa intelligente, il termostato, una lampada, l'altro termostato. Ho due termostati in due abitazioni differenti. Devo dire che è molto più razionale forse di Google, devo dire la verità. E anche l'app è più pulita. Tra le due forse la preferisco e mi sembra meno indaginoso aggiungere gli oggetti, aggiungere le varie tipologie di domotica che ormai sono diventata la mia unica ragione di vita. Mi ha già stufato questo sfondo, quindi mi sa che lo cambierò a breve. Però devo dire che per adesso si difende. Sulla musica, ovviamente, il servizio è collegato ad Amazon Music che io non ho assolutamente ancora abilitato. Alexa, metti della musica. Ecco una playlist che potrebbe piacerti. 50 successi pop da Amazon Music. I'm at a payphone trying to call Beh, home all of my intanto l'effetto change I karaoke è spent già on you. meraviglioso. Where have the times gone, baby, it's all.
musica, però devo dire che è bello, si sente anche molto bene, veramente la qualità audio è ottima. Bene, rimane anche la memoria e torna indietro, aggiunge l'evento al mio calendario, effettua una chiamata, mostra il mio promemoria, cosa c'è sulla lista della spesa e che tempo farà a Palermo. Bello, bello ragazzi, molto bello. Ci sono anche la possibilità di impostare delle routine, tipo dicendo una parola particolare parte, non so, tipo come la mia giornata, lui, Alexa ti dice, ti fa partire la rassegna delle notizie, ti dice il meteo, quanto tempo per arrivare al lavoro. È un po' un servizio fotocopia rispetto a quello di Google. Devo dire che mi sembra meglio organizzato qua, mi sembra più semplice. Ecco, Google ha avuto un po' di difficoltà, io che sono uno che mastica di tecnologia, avere delle difficoltà secondo me non è proprio mai il massimo, insomma. Bello, mi piace. Allora ragazzi, vi ringrazio intanto per aver guardato il video e vi invito, se volete, iscrivervi al canale e attivare la campanellina che permette di avere una notifica sulla uscita di nuovi contenuti. Devo dire che mi riprometto anche di riprovare un po' tutte queste cose che fino adesso sul canale ho pubblicizzato, perché dovendo cambiare casa, dovendo riassettare tutto, ovviamente le prove un po' più approfondite le farò quando sarò un po' più stabilizzato, per vedere il robot per esempio per pulire non l'ho neanche aperto perché dovendo cambiare casa lo configurerò nella casa nuova. Comunque vi ringrazio ancora e vi invito a rimanere connessi per avere delle novità. Ciao ciao.